Assemblea di Spediporto, abbiamo con noi il direttore generale Giampaolo Botta. Finalmente è finita, almeno speriamo, la pandemia e si ritorna alla normalità. Normalità che il porto è in questo momento sta molto lavorando. Quali sono le buone notizie che può dare ai nostri ascoltatori? La buona notizia è la volontà degli operatori e della città di riuscire a scrollarsi di dosso questi 2 anni di lockdown e guardare al futuro, quindi guardare al futuro con l'impegno e sapendo che delle complessità che ci sono, perché Genova diventerà un grande cantiere legato alle iniziative di adeguamento delle infrastrutture sia portuali che cittadine che autostradali. Questo comporterà certamente un sacrificio per tutti, ma dobbiamo essere intelligenti, guardare oltre, guardare alla Genova che sarà tra 5, 6, 10 anni, sapendo di poter affidare ai nostri figli e ai nostri nipoti una città rinnovata nelle infrastrutture e quindi capace di attirare investimenti, aziende e quindi lavoro. Smart Port City è una delle vostre frasi particolari e importanti, ce la spiega? La città della tecnologia, la città dove si cerca di combinare e coniugare in maniera intelligente un buon livello di qualità della vita con lavoro, con tecnologia e con ambiente e territorio. Essere smart significa essere intelligenti, capire cosa si possa fare in maniera funzionale, sinergica, soprattutto condividendo con la tecnologia e con la città quanto di meglio questo territorio da offrire ai mercati, agli investitori e ai cittadini stessi. ZLS, un'altra sigla molto importante. Sì, la zona logistica semplificata è la chiave di volta della città, delle sue attività. Se vogliamo attirare investitori internazionali o convincere anche chi in Italia ha da investire su questo territorio, dobbiamo semplificare, dobbiamo avvicinare la burocrazia alle imprese, dobbiamo fare in modo che l'imprenditore non sia visto soprattutto come un potenziale violatore di norme, ma come un soggetto che ha interesse a investire, a fare bene il suo lavoro e soprattutto a far crescere l'economia anche del territorio. Quindi la zona logistica semplificata è il presupposto normativo essenziale a garantire questo sviluppo. Genova ha questa possibilità, gliela dà il decreto Genova, dobbiamo percorrerla, cavalcarla senza esitare. Siamo pronti con numerosi progetti ad alimentare questa iniziativa e non vediamo l'ora di incominciare. Una grande strategia per il futuro si chiama Green Logistic Valley. So che vi siete impegnati moltissimo per questo progetto e mi pare che stiate andando avanti e bene. Sì, il progetto è un progetto articolato che guarda la città, il territorio, le imprese, all'integrazione tra ambiente, iniziative imprenditoriali, porto. Genova ha qualcosa come 2 milioni di metri quadri di spazi non sfruttati che in altri paesi hanno decretato il successo imprese delle attività economiche. Con noi vorremmo che la stessa cosa accadesse qua. Dobbiamo mettere a fattor comune tecnologia, porto, servizi, imprese, turismo, rigenerando parte delle nostre vallate, partendo dalla Val Polcevera, che è stata forse l'area che è colpita dal crollo del Morandi e che più negli ultimi anni ha subito una decrescita purtroppo preoccupante. Il porto non è più solo la SME di società che portano tecnologie. Ce ne spiega un attimo il nesso? Adesso è semplice, le aziende hanno bisogno di servizi, hanno bisogno di ritrovare nelle associazioni dei punti di riferimento legati a servizi trasversali, formazione, impegno, imprenditorialità sia nazionale che internazionale. Tutte le grandi realtà associative che guardano al futuro non possono trascurare l'aspetto dei servizi, non possono trascurare i loro associati cercando di accompagnarli in processi evolutivi non sempre semplici. Questo Spediporto lo ha fatto, lo sta facendo, una scelta compiuta tanti anni fa, 15 anni fa, che sta andando avanti con grande soddisfazione perché siamo riusciti nel nostro piccolo a generare posti di lavoro, occupazione e soddisfazione. Un'ultima previsione, come prevede il 2022 per il porto di Genova? Sarà sicuramente un anno molto positivo dal punto di vista dei traffici,
questo non vuol dire che non sarà complesso, perché le complessità ci saranno e saranno legate soprattutto alle prime cantierizzazioni. Quindi dovremo fare delle scelte insieme all'autorità di sistema, al comune, alla regione, per cercare di programmare l'inizio e l'avvio dei cantieri, facendo in modo che questi impattino almeno possibile con l'efficienza del porto. Grazie dottor Botta e buon lavoro. Grazie a voi.